numeriche che sono derivate in medicina e che non sono gli stimoli del gruppo dal grano. Il gruppo in Veneto si dice prima. E non lo so che cosa ci faccio. Probabilmente hanno detto la persona al concetto, dice che qui non capisce niente di piante, quindi forse magari non è bias nelle sue posizioni, forse è capace di. E quindi mi sono trovato con un compito difficilissimo, quello di fare le conclusioni. E prima di entrare nelle conclusioni, mi ero così buttato giù per ascoltare, stamattina volevo tentare di rispondere alle domande di loro, perché i nostri politici sono tutti. Una ragione credo è data, questa non c'è tempo di se tutti loro sono razzisti e dicono che sono o perplessi o negativi, per 80% nessuno di loro certamente suicida. Ma la domanda che io mi faccio è perché sono così tanti? E ho paura che la risposta sia perché siamo un paese scientificamente totalmente analfabeto. E qui quindi anche noi scienziati che siamo qua, abbiamo bisogno. Non riusciamo a parlare con le persone, non riusciamo a andare nelle scuole la scienza viene considerata troppo poco e quindi la popolazione è così analfabeta dal punto di vista scientifico che il risultato purtroppo viene questo. Conclusione, io partirei un po' dall'ultimo intervento, quello di Enrico Leva, che mi riporta al primo intervento di stamattina, e cioè ma quali sono state le motivazioni, quali sono le motivazioni per andare per insistere sulla tecnologia delle OGM con i principi di preparazione, tutto quello che tu hai detto. Perché io devo dire, la risposta a questa domanda è data la prima relazione stamattina, quella del suo studio. Noi siamo passati dall'inizio del secolo da 1,2 miliardi a oggi 4,5 miliardi e abbiamo una previsione di arrivare al 2050 a 10 miliardi. Non c'è adesso. Io credo che o noi riusciamo, siamo riusciti in un miracolo, credo che sia effettivamente un miracolo, perché la fame dell'utilizzo del mondo è calata come puntata, ma questo è un challenge che oggi si pone davanti a noi nei prossimi tempi, perché non potremo molto espandere le zone coltivabili se non troviamo le piante che crescono nei deserti dove si può innaffiare poco, eccetera, eccetera. E quindi credo che la risposta più importante è perché lo stiamo facendo, lo stiamo facendo perché l'umanità è questa fine. È chiaro che un paese come l'Italia è un paese di nicchia, perché ti va bene fare il vino con la pianta romani, eccetera, eccetera, ma i problemi che ci si sta ponendo solo a livello mondiale non possono che essere risolti attraverso una modifica della resa della nostra capacità di produzione. Un secondo punto che è sempre affascinante sentire, per esempio, Sarmiento parlare, uno dei più grandi biologi molecolari dell'ambito occidentale, e tutto sommato io il messaggio che ho tratto dalla sua presentazione è stato: ma perché li chiamiamo OGM? Tutti sono OGM, non c'è pianta che oggi sia in uso nell'alimentazione umana o degli animali che non sia genericamente modificato. Quindi noi stiamo contestando un metodo per generare un organismo geneticamente modificato, non la modifica genetica di un organismo. E questo io trovo assolutamente
strano, che poi venga utilizzato in questo modo, ma veramente stiamo contestando un metodo. Non so come contestare, dire che non si vogliono fare tanti figli e quindi sono i metodi leciti e non i metodi leciti. D'accordo, non è leciti l'aborto, ma forse due o tre metodi sono leciti. La presentazione invece di Santi ha portato la nostra attenzione a qualche cosa che riguarda le presenze, invece, che non è non è apprezzata in generale molto come qui, la possibilità di fare delle presenze che farmaci di proteico, e superando con queste tecnologie tutta una serie di problemi straordinari che possono andare dalla contaminazione, di tirogeni, eccetera, eccetera, che invece si pongono quando queste sostanze vogliamo usarle da parte culture batteriche piuttosto che da cultura cellulare, eccetera, eccetera. E questo credo che sia un genere buono, almeno per la pubblico generico, perché credo che nessuno si scandalizzerebbe nel sapere che gli OGM possono servire anche per fare dei farmaci, e forse dovremmo propagandarlo di più, dirlo di più, che forse oggi si parlava che la vita di due persone è stata estremamente vulnerata, ma di due persone è stata salvata con un farmaco biologico che fa sempre bene. Due pazienti, ecco, passare questo messaggio di dire che le piante OGM possono servire per fare questo, credo potrebbe essere uno di quei veicoli pubblicitari da utilizzare molto di più. Thank you.
chiaro che